Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti. Allora, prima di iniziare questa puntata potete vedere che la location è ancora diversa, non sto sudando perché non me la sono sentita di fare la puntata fuori al caldo come ho fatto gli altri giorni perché veramente le temperature oggi sono improponibili. Allora ho pensato qui di farlo al fresco, magari con un altro angolo di inquadratura. Sono un po' accampato, per qualche altro giorno sarà così, però comunque volevo farlo lo stesso. Allora, detto questo, iniziamo con una notizia che vi avevo dato ieri, ovvero il nostro Gianni Baini, che è quello in terza posizione, classificato terzo in una gara che hanno fatto con le loro carrozzine iper mega preparate. Ebbene, lui è arrivato terzo e in gamba pure come pilota, oltretutto, come potete vedere, eppure in ottima compagnia. Ebbene, Gianni è tornato a casa, non è più in ospedale e ieri l'ho detto all'ultimo, però magari non tutti all'ultimo nel video, non tutti hanno visto il video fino all'ultimo minuto, allora ho detto domani vi ridarò questa notizia in apertura del video perché sono convinto che fa piacere a tanti di voi. E poi vi voglio far vedere un'auto, l'auto di Gianni, anzi della Gian Racing. Io ormai sono un suo fan. Tifo per lui e guardate che figata, questo Doblò è attrezzato e, se, come dire, sponsorizzato Gian Racing con il cavallino in bella vista e oltretutto non poteva che essere rosso. Allora, dopo questo inizio scoppiettante, che secondo me le notizie più importanti che vi ho dato oggi sono queste, appunto, voglio dire una cosa. Allora, non ho manco fatto a tempo ieri a fare un video dove dicevo appunto silenzio assordante da Maranello, che già oggi Binotto rilascia un'intervista molto molto lunga, ripresa da diverse testate. Dove io non voglio commentarla questa intervista qua perché veramente poi si aggiunge polemica su polemica. Però voglio dire una cosa, ragazzi, non si può dire, Binotto ha detto questo, non si può dire io sono circondato da una squadra di 50 persone strategicamente al top. Quindi la parte del team che si occupa di strategie è al top. Ha visto un altro mondiale, ha guardato altre gare e non aggiungo altro, non voglio andare avanti se non prima della puntata dedicata che farò a tutta la situazione attuale della Ferrari, toccando punto per punto tutti gli uomini chiave, Binotto, Rueda, i piloti e via discorrendo, in modo da farvi capire un pochino di più come funzionano le cose quest'anno. Però non ce la faccio e quindi per questo non voglio commentare il resto dell'intervista a sentire certe dichiarazioni. Se avete voglia, fatevi un giro su internet e dategli voi un'occhiata. Io commentarle è tempo perso perché davvero certe dichiarazioni, cioè nel mio team non c'è un problema a livello di strategie, non hanno né testa né piedi. Le parole non sono esattamente queste, ma il significato sì, quindi andatevi un attimino, se volete approfondire, a cercare l'intervista. Invece vi do una notizia, il Gran Premio di Las Vegas del 2023 avrà come data quella del 18 novembre, quindi a conti fatti sarà la penultima gara di campionato una settimana prima della tappa finale di Abu Dhabi. Quindi questo significa che probabilmente a livello strategico gli americani hanno voluto dare a questa gara un'importanza notevole perché verso quella parte lì del campionato di solito, se non c'è una Ferrari che fa strategie alla grandissima come quella di quest'anno, di solito si assegnano appunto i titoli. Quindi una data molto ben azzeccata che non va a toccare gli interessi degli arabi, ma che comunque si va a porre un po'
come una gara molto importante per l'assegnazione del Mondiale 2023, si presuppone, o almeno questa è l'intenzione dei Liberty Media. Poi ancora, diamo una notizia che riguarda Gasly e l'Alpine. Tra i piloti interessati, o meglio, che interessano all'Alpine, c'è anche lui, Gasly, Pierre Gasly, che però costa molto molto caro, così come Albon, che è un altro dei nomi che interessa il team francese. Costa molto caro svincolarlo dal contratto che ha con Alfa Tauri, però è lì preso in considerazione. Io dico una cosa, se questa faccenda fosse successa l'anno scorso, già oggi Gasly sarebbe stato un pilota dell'Alpine. Adesso sono un po' titubanti perché quest'anno non sta andando benissimo con questo tipo di vetture nel confronto diretto con Tsunoda. Quindi è lì un po' alla finestra sia il pilota che il team. Vedremo come andrà a finire quella che sembra una telenovela pazzesca di questo mercato piloti del mese di agosto. Riprendiamo invece il nostro viaggio su quello che è il volante di una Formula 1. Ripeto, diciamo che un po' tutti i tasti che troviamo sono più o meno uguali come significato e quindi ne spieghiamo uno un po' per spiegarne tutti, per spiegarli tutti. Allora, oggi andiamo su questa parte qui del volante, questi tasti a sinistra e iniziamo con il tasto in alto che ha la N. Qui praticamente la vettura si mette in folle, appunto neutral. Poi abbiamo qui un tasto molto interessante, ovvero il bottone che serve a rendere un po' più la vita facile ai piloti quando questi ultimi devono fare un sorpasso, il tasto overtake. Quando un pilota si deve difendere o deve superare un avversario, cosa fa? Schiaccia questo tasto qui, preme questo tasto qui e va ad ottenere per alcuni secondi il massimo dal motore. Di solito il pilota va a utilizzare, tranne Alonso, questo tasto un po' sentendo gli ingegneri che gli danno l'ok o meno di poterlo utilizzare. Questo per il semplice motivo che utilizzando per molto tempo il motore al massimo del regime si va un po' ad accorciarne la vita. E in questo periodo si sa, ci sono pochissimi motori a disposizione durante la stagione, quindi è un tasto il cui utilizzo va appunto pesato e ponderato. Poi passiamo a questo tasto qui. È il tasto dei burnout. Ora non dovete pensare che si riferisca al testa coda che il pilota va a fare a fine gara per festeggiare una possibile vittoria. Assolutamente no. Va ad azionare un limitatore di giri che va a protezione del motore. Cosa succede? Facciamo un esempio. Avete mai visto i piloti quando in partenza fanno slittare le ruote dietro? Ebbene, cosa fanno? Prima di scaldare le gomme in questo modo, vanno a premere questo pulsante che va a mettere un tetto massimo ai giri motore e serve appunto a preservare quest'ultimo da eventuali fuorigiri provocati dal pilota. Metti che un pilota è lì, si distrae per un attimo, tiene il motore al massimo per una frazione di secondo in più, va a finire che potrebbe fare del danno con dei fuorigiri. Ebbene, questo tasto qui va a, come dire, azionare un limitatore, quindi metto un tetto massimo ai giri del motore. Poi saliamo di un pulsante e andiamo a più 10 meno 1. A che cosa serve questo pulsantino che va a relazionarsi con questo? Praticamente il pilota cambia ciò che vede sul LED, sul cruscottino luminoso, non sul LED, sul cruscottino luminoso. Con il pulsante, come vi avevo detto, da questo lato più 1 va avanti di una schermata,
meno 1 va indietro di una schermata, più 10, tenendo questo pulsante premuto per qualche attimo in più, salta addirittura di 10 schermate. Di solito tutto ciò che fanno viene poi confermato con il pulsante OK. Infine c'è questo tasto qui che in questo momento, in questo volante, non ha nessun tipo di utilizzo. Bene, ci è rimasto poco del volante di Formula 1 di andare ad analizzare, da andare ad analizzare. Tenete conto, lo ripeto ancora una volta, che più o meno sono tutti uguali sia come sigle utilizzate, non proprio come posizionamento. Difatti, per esempio, l'Alpine già nel corso di questa stagione, su richiesta di Alonso, è andata a modificare un pochino la posizione di alcuni manettini, giusto così per darvi una info ancora più dettagliata. Infine, chiudiamo con una fotografia, ovvero quella che vi ho postato alcuni giorni fa. Questa foto ritrae un pilota che si chiama Carlo Pottino su una Ferrari, la Ferrari 166, utilizzata per la targa Florio del 1951. A proposito, per chi non lo sapesse, e sono sicuro che siete veramente in pochi a non saperlo, la targa Florio è la competizione automobilistica più antica del mondo, la più vecchia, è nata nel 1905, spero di non sbagliare, di non aver sbagliato data, ed è davvero affascinante nella sua storia. In una delle prossime puntate vi racconterò brevemente la storia della targa Florio. Io ne sono rimasto affascinato, la conoscevo solo in parte e essere stato in una delle residenze dei Florio, e non solo questo, aver capito un po' la storia della famiglia mi ha fatto amare ancora di più due cose: uno, la targa Florio; due, il motorsport in generale. E infine vi volevo ringraziare per una cosa che mi scrivete spesso, ovvero mi stai facendo innamorare ancora di più di questo sport. Per me è il massimo che potete scrivermi, e vi ringrazio di questo. Bene, anche per oggi è tutto, puntata light, ma neanche tanto, guardando un po' i minuti che scorrono. Spero vi sia piaciuta. Se è stato così, lasciate un like, un messaggio, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Siamo alla soglia dei 16.000 e a 20.000. Faccio i fuochi d'artificio perché devo fare una dedica molto molto particolare. E condividete il video come state facendo, soprattutto alcuni di voi, e con una certa continuità sui vostri social. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto. Vi mando un bacio e vi lascio con la sigla finale. Ciao, ci vediamo, credo proprio domani.